Ciao a tutti ragazzi, un saluto da parte di Bianco Neromè e buona serata a tutti quanti. Allora, ho visto stasera, per curiosità, ho visto la partita Trapzone Sport contro Roma, no? in questo debutto europeo della Roma e il debutto europeo di questa nuova competizione che da quest'anno è cominciata, questa Confer Conference League. A cui appunto partecipa un'italiana che è appunto la Roma. Al di là del valore dell'avversario, la Roma ha fatto una bella partita, ha giocato bene, non avevo dubbi che vincesse questa sfida. Ma la cosa che mi ha lasciato sconcertato e che penso che renda questa competizione poco credibile è l'assenza del VAR in una competizione sportiva. Questo mi ha lasciato molto basito e penso che non sia credibile una competizione europea senza il VAR ragazzi non è credibile non si può non si può vedere ragazzi si è fatto tanto per questo VAR per mettere anche a livello europeo tutto quanto e poi al debutto appunto di una competizione tu non metti il VAR secondo me io credo che tante società che partecipano a questa competizione dovrebbero ribellarsi secondo me perché comunque Uh, sapete, errori arbitrali ci possono sempre essere, si parla comunque sempre di una competizione europea e di conseguenza errori arbitrali che possono causare un'eliminazione o quant'altro non possono essere ammessi sapendo che appunto si può fare uso del VAR. Di conseguenza penso che tutte le squadre che partecipano a questa competizione devono farsi sentire agli organi competenti, perché penso che sia veramente una cosa assurda assurda che non ci il bar in una competizione europea. Detto questo, faccio un appunto sulla Juventus, eh, terminata l'ultima amichevole, prima della gara di domenica. Eh, vittoria per 3-0 contro l'Andal23. un'amichevole amichevole sì, utile utile, ma a fine proprio così della forma fisica. Io, nella partita, non l'ho neanche vista perché ero sono in vacanza quindi ero in giro. Non l'ho neanche vista. Da quello che leggo, eh, che i miei amici mi hanno detto, eh, è stata una, una bella Juve. Si sono viste delle belle trame di gioco. Ma io, come dico sempre, adesso poi domenica si inizia a fare sul serio e di conseguenza eh, basta, non si scherza più. Da domenica inizia il calcio vero. Io, le amichevoli, le lascio agli altri a chi si vuole scannare sui social perché quello ha giocato male, ha giocato bene perché non ha messo in campo Caio Giorgio perché non ha messo in campo Ronaldo perché non ha giocato quello non mi interessa sinceramente da domenica niente scherzi ragazzi si comincia a fare sul serio riprendiamo il cammino dove abbiamo interrotto due anni fa e quest'anno il primo obiettivo e io sono concordo è riportare il tricolore in quelli di Torino poi tutto il resto, quel che viene, viene Vedremo, ma intanto quest'anno è obbligo, obbligatorio, obbligatorio riportare quel triangolino a Torino dove merita di stare. Detto questo, ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona serata e fino alla fine, forza Juventus. Ciao, alio.